Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentrovati in questo nuovo video, video che spero vi sia d'aiuto perché andremo insieme a rompere degli schemi mentali che praticamente condizionano tutte le vostre scelte culinarie, gastronomiche, alimentari, nutrizionali. Molto spesso vi fate la domanda perché poi ci viene fatta a noi personal e ai vari nutrizionisti con i quali poi ci interfacciamo. Ovvero, cosa devo fare per dimagrire? Allora, da un certo punto di vista c'è una base alimentare che ovviamente risulta importante, quasi fondamentale. Perché dico quasi? Perché la base alimentare e nutrizionale non è fondamentale per stare bene, ma è semplicemente il primo passo. Il passo precedente al primo passo è un passo squisitamente motivazionale, è un passo psicologico, è un passo di educazione che dobbiamo fare verso il nostro stato di benessere. Allora, molto spesso, tant'è che mi diverto un po', voglio cambiarvi lo sfondo, me lo faccio giallo adesso perché voglio portare un po' di felicità in questo video. E praticamente si fa confusione fra perdere peso e stare bene. Un'arma determinante in questo percorso ha un nome e si chiama disciplina. Disciplina che purtroppo spesso viene intaccata, scalfita da chi ci sta intorno, perciò dai vari parenti, dai vari componenti della famiglia, in caso di una coppia, il compagno o la compagna. Diciamo che ci sono tante le dinamiche che rompono costantemente la disciplina. Una persona disciplinata non lo fa per gli altri, l'essere disciplinato, ma lo fa per se stesso. Quindi finché non trova una motivazione sufficientemente valida per stare bene con se stesso, troverà sempre il modo per rompere questo equilibrio che però è molto faticoso da raggiungere. Perché la disciplina non è un'eccezione alla regola, la disciplina deve essere la regola, è quello che imposta la regola. Quindi traduciamolo in termini pratici. Da tutti quando leggono, ecco, anche su YouTube, no? Modi per dimagrire, 5 modi per dimagrire, 5 alimenti per perdere grasso, i cibi migliori per dimagrire. Ragazzi, allora non esiste il cibo migliore per dimagrire, perché non esiste un cibo che fa dimagrire. Cioè lo zenzero non fa dimagrire, l'ananas non fa dimagrire, e mangiare alle 4 di mattina piuttosto che alle 3 di pomeriggio non fa dimagrire. Perché se tu in quei momenti là eccedi con le calorie, hai comunque compromesso il tuo percorso giornaliero e quindi di medio-lungo periodo. Mentre, e qui entra in gioco l'ingrediente fondamentale, ovvero la disciplina, se io inizio a fare dei piccoli passi, ma piccoli, quasi impercettibili, che però piano piano iniziano ad educarmi e a rendermi disciplinato, io riuscirò in pochissimo tempo a raggiungere risultati strabilianti. Per quale motivo? Perché se io ogni giorno faccio mentalmente un passo e il giorno dopo lo interrompo perché c'è un evento, c'è una festa, c'è una cena, cioè, ragazzi, quello non è voler perdere peso, non è voler fare la dieta, quello è semplicemente voler accontentarsi di dire: ma io oggi uno sforzo l'ho fatto, ma io oggi la fatica l'ho fatta, ma oggi non è sufficiente. La disciplina è un susseguirsi di oggi che non deve avere fine, perché è con la frase oggi mi permetto un piccolo magari pasto extra, oggi vado ad una festa che devo rompere l'equilibrio. Ma la mia disciplina deve essere: oggi mangio in questo modo perché voglio bene a me stesso o a me stessa, voglio bene alle persone che mi stanno intorno e possibilmente voglio bene anche a quelli che non conosco perché, e qui entra un po' in gioco il sociale, se una persona è sana, è in salute, sta anche meglio con gli altri e se vogliamo anche parlare di una sorta, diciamo, di rispetto proprio socio-economico, non ricade sulle tasche degli altri. Oggi c'è un egoismo smisurato e devo dire che egoismo egoista è il termine che più è corretto quando si parla di alimentazione, con questa storia del rispettiamo. Allora, il rispetto deve essere comunque generale a prescindere, ma rispettare stati di poca salute, perché dire di salute sarebbe un errore, stati di poca salute come l'obesità, come tutte quelle patologie tipo diabete, tipo insulino resistenza alimentare. Ragazzi, parlo di patologie alimentari, quindi sono dovute da nostri errori o da errori che noi come genitori, quindi chi è genitore, può far fare ai propri figli. Quelli sono degli errori che costano cari sia alla famiglia in termini emotivi, in termini di preoccupazione, ma anche al paese. Quindi io oggi voglio un po' spaziare dalla disciplina arrivare all'educazione,
che ci deve essere e che non c'è più, perché oggi è tutto visto come qualcosa di dovuto. E invece, ragazzi, non è così. La salute non vi è dovuta, assolutamente no. Il vostro corpo a lungo andare vi porterà il conto, ve lo porterà voi che siete adulti, lo porterà ai vostri figli, se non correttamente educati ad uno stile di vita adeguato e ad uno stile di vita dinamico, piuttosto che fissi davanti a un telefono o davanti a un televisore per tutto il giorno. Insomma, detto questo, spero di essere stato chiaro il più possibile. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi chiedo una semplicissima cosa da fare, ovvero lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Se avete difficoltà nel gestire il vostro piano di allenamento, non di alimentazione, per quello poi magari posso indicarvi un bravissimo nutrizion, una dietologa che può fare al caso vostro. Ecco, scrivete a www.pattifitness@gmail.com, riceverete tutte le informazioni di cui avete bisogno e più che altro potete esporre i vostri problemi, le vostre patologie, dalle quali poi partire per procedere ad una linea di benessere adeguata e ovviamente disciplinata. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.